Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento digitale. Oggi ci troviamo con il comune di Ragusa e presenteremo un nuovo servizio digitale attivato dal comune, che è lo sportello telematico polifunzionale del settore sviluppo economico. Lo sportello telematico è uno strumento che permetterà a tutti i cittadini di inviare le pratiche online. Le pratiche potranno essere inviate comodamente da casa o dal proprio ufficio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Non sarà quindi necessario recarsi in comune, ma si potrà inviare una pratica da casa o da qualsiasi altro luogo. Lo sportello telematico è lo strumento adatto per un'amministrazione digitale e soprattutto moderna. Vi ricordo che il portale è già attivo, quindi per chi volesse vedere un po' come è strutturato, basta andare su www.sportellotelematico.comune.ragusa.gov.it e vedere appunto la struttura dello stesso. Prima di iniziare vi do un'indicazione tecnica. Potrete fare tutte le domande che volete durante il corso dell'evento e alla fine della presentazione del mio collega Stefano ci riserveremo un paio di minuti per rispondere poi alle vostre domande. Direi che per iniziare ufficialmente il nostro evento lascio la parola a Giovanna Licitra, vice sindaco e assessore allo sviluppo economico del comune di Ragusa. Lascerei la parola. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento digitale che ci vede protagonisti insieme al gruppo Maggioli come Comune di Ragusa per la creazione, per l'attivazione di questo sportello telematico che consentirà, come dicevamo in premessa, di avere un contatto diretto 24 ore su 24 con il settore sviluppo economico del Comune di Ragusa, con la possibilità di scaricare moduli per le attività che vi diremo, scaricare, dicevo, i moduli, e compilarli, firmarli e inviarli in qualunque momento del giorno. Noi crediamo che questa buona pratica che rende appunto lo sviluppo economico più accessibile possa essere presto diffusa in tutti gli uffici del Comune di Ragusa, perché per tanti motivi, quattro almeno le ragioni principali: la semplificazione dell'interazione tra noi, tra il Comune, i servizi del Comune, il cittadino, i professionisti, le imprese, la stessa pubblica amministrazione; una riduzione dei tempi di attesa, una facilitazione, uno snellimento nelle modalità operative di entrare in contatto con gli uffici e sicuramente, perché no, anche l'eliminazione di un cartaceo. In questa buona pratica, in questo sportello telematico che ci vede digitalizzati, ci vede smart, ci vede in linea con i tempi e con le possibilità che ad ogni cittadino fisico, semplice ed economico è concessa, grazie anche al fatto che si può operare con lo SPID, che ormai è molto diffuso, e anche con la tessera sanitaria. Tutti gli operatori economici che hanno a che fare con il nostro settore di sviluppo economico, e quindi gli artigiani e i commercianti per quanto riguarda la richiesta del suolo pubblico, e quindi stiamo parlando di dehors, di ambulanti, stiamo parlando anche del trasporto pubblico non di linea, quindi dei taxi e degli NCC ai quali noi concediamo le licenze e le autorizzazioni. Stiamo parlando anche del settore agricolo ai quali noi rilasciamo la qualifica di agricoltore professionale. Insomma, una quantità di servizi che vedono, e non solo, stiamo parlando anche di tutti i contributi, tutte le incentivazioni che stiamo dando ai giovani, ai meno giovani, a vari settori economici della nostra città, per aprire anche nuove attività o per accedere a nuovi finanziamenti. Io credo che questo è veramente un modo innovativo e di progresso che noi abbiamo accolto assolutamente, che io ho accolto e ho voluto portare avanti grazie all'impegno di tutto il settore, con in testa il dirigente, il dottor Puglisi, che approfitto per ringraziare, ma in particolare ringrazio la dottoressa Salerno, che ne è l'ideatrice e la promotrice. Sono iniziative che ben recepisco come assessore allo sviluppo economico, e mi auguro che, come dicevo prima, che in questa direzione si svolgerà verso questa buona pratica digitali e smart, procederanno anche tutti gli altri uffici del comune. Io sono qui ad ascoltarvi, vi auguro buon lavoro, spero che i relatori che seguiranno vi spiegheranno come dal sito del comune di Ragusa si potrà accedere allo sportello telematico. Vi saluto tutti, sono qua, un abbraccio caloroso, divertitevi. Grazie mille per il suo intervento. È uno strumento sicuramente innovativo che avvicina ancora di più il cittadino alla pubblica amministrazione. E in questa oretta che passeremo insieme vedremo nel dettaglio, insieme al mio collega Stefano, come si utilizza lo sportello e come si presenta una pratica telematica. Per
Ora lascio la parola a Susanna Salerno, responsabile del procedimento dello sportello polifunzionale del settore sviluppo economico del Comune di Ragusa. A lei la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io parlerò appunto ecco, dell'idea, l'esigenza insomma che è sorta di implementare questo strumento che è lo sportello telematico polifunzionale, che questa esigenza è nata nella prima fase della pandemia, quando giustamente allora, gli uffici comunali sono stati chiusi al pubblico, che abbiamo gestito questa fase al meglio senza questi strumenti, cercando di industriarci con gli strumenti che avevamo a disposizione. Però da qui diciamo, è nata un'esigenza, ma non tanto per facilitare il nostro lavoro, quanto per ottimizzare i servizi che erogavamo agli utenti, quindi agli imprenditori. Abbiamo maturato questa idea, l'abbiamo portato al vaglio dell'assessore che l'ha fatta sua, ha reperito le risorse e adesso riusciamo qua con l'attivazione finalmente di questo strumento. Inutile dire che ci sono stati degli sforzi da parte degli uffici per personalizzare lo strumento, implementarlo, mettere a punto la modulistica e tutto quanto. Speriamo che sia apprezzato dall'utenza, che in questo modo vedrà facilitato la possibilità di presentare le proprie richieste e avere rilasciato le autorizzazioni senza recarsi presso i nostri uffici, semplicemente stando da casa e presentando le loro pratiche nell'ora e nel posto dove gli viene più congeniale. Come dicevo, ecco, è stato impegnativo ed è stata un'esigenza che è nata dagli uffici, perché le innovazioni non sempre vengono accettate di benvolere allora, da parte dei funzionari, un po' perché c'è una resistenza spontanea al cambiamento. Qua invece diciamo, è maturata e solitamente l'amministrazione si adegua perché ci sono delle norme di legge che obbligano l'amministrazione ad aderire. Qua invece lo sforzo è partito dall'interno dell'amministrazione che ha cercato di andare avanti, perché molto probabilmente tra qualche anno tutto questo sarà obbligatorio, però noi abbiamo anticipato i tempi, abbiamo cercato di metterci in gioco e ricercato questi strumenti innovativi in possesso della Maggioli. Per cercare di mettere in atto, ecco, queste innovazioni, digitalizzare i nostri servizi e permettere all'utenza di poter usufruire in ogni momento dei nostri servizi. Dobbiamo precisare che lo sportello telematico polifunzionale, infatti, è stato sottolineato in tutti i siti, gli eventi pubblicitari. In questa fase riguarda solamente lo sviluppo economico, i servizi che sono erogati dallo sviluppo economico. Pertanto, diciamo, ecco, l'utente avrà questa tipologia di servizi soltanto per quanto riguarda il settore sviluppo economico. Per gli altri, magari aderiranno in seguito. E all'interno dei nostri servizi non tutti partiranno da domani, per dire. Sarà sì possibile, però non obbligatorio. Partiremo in una prima fase obbligatoriamente con il nuovo bando dei DEORS e poi successivamente, via via, entro l'anno saranno digitalizzati tutti quanti i servizi. Pertanto avremo modo anche con gli utenti di poterci confrontare per ogni necessità. Gli uffici sono disponibili, così come penso anche la Maggioli è disponibile a darci tutta l'assistenza necessaria. Di tutto questo vi terremo aggiornati tramite mailing list e comunicati stampa e il sito homepage del nostro comune. Ringrazio tutti, speriamo che insomma, sarà apprezzato questo servizio. Grazie mille per l'intervento. È importante dire che è stato un grande lavoro da parte di tutti gli uffici comunali per riuscire a raggiungere questo risultato. Adesso andremo a vedere con Giovanni Bonatti, manager del gruppo Maggioli, i risultati di questo progetto.
una collaborazione fondamentale tra il Comune di Ragusa e i nostri tecnici. Giovanni inoltre ci presenterà gli strumenti necessari per accedere allo sportello, quindi lascio te la parola, Giovanni. Grazie Roberto, grazie a tutti e come ha detto l'assessore speriamo anche di farvi un po' divertire in questo progetto di semplificazione. Come diceva il dottor Salerno, è stato un progetto molto importante negli uffici e tra l'altro un progetto che coglie un momento storico perché tutte le sere sentiamo la parola Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dei telegiornali, ma pochi sanno che tra una delle voci più importanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è proprio la digitalizzazione dei rapporti tra i cittadini e i comuni come elemento di ripartenza del paese. Quindi il Comune di Ragusa si innesta proprio alla perfezione all'interno di queste strategie. Ma oltretutto con questo progetto, come diceva il dottoressa Salerno, vengono anticipati i tempi di una norma chiamata Misure Urgenti per la Semplificazione che andrà ad obbligare l'adozione proprio di canali telematici per consentire ai cittadini, alle imprese, alle associazioni di presentare qualunque pratica online. E quello che stiamo inaugurando oggi è proprio uno sportello telematico, oggi declinato sulle attività economiche, che è accessibile con l'identità digitale. Come ci farà vedere il mio collega Stefano, l'identità digitale che è la carta d'identità elettronica, qualunque tessera, carta nazionale dei servizi, quale la tessera sanitaria che tutti abbiamo in tasca, oppure anche SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Il Comune ha già fatto un progetto aperto, aperto perché quando aumenteranno i servizi sarà possibile anche attivare forme di pagamento elettronico correlate alla presentazione di una pratica. Ma la cosa principale è che per ogni procedimento che da oggi troverete sullo sportello ci saranno delle guide con indicati sempre i tempi entro i quali l'amministrazione si impegna a rispondere. Quindi il Comune sta anche accogliendo un principio cardine della riforma amministrativa che è proprio la certezza dei tempi. Ho parlato di SPID e di sistemi moderni, tutto quello che oggi noi faremo davanti a un PC potete farlo anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. E qualora non aveste SPID, potete andarlo a chiedere o fisicamente in posta oppure online gratuitamente www.spid.gov.it. Poi so che Roberto fa sempre un simpatico sondaggio per vedere quanti i cittadini, oggi abbiamo ben 50 famiglie con noi questa sera che ci stanno seguendo, vediamo anche quanti hanno già con loro SPID. SPID si sta diffondendo tantissimo in Italia. Io per prepararmi a questa presentazione ho catturato questa slide ieri, mentre la catturavo online, abbiamo raggiunto e sorpassato i 27 milioni di cittadini che hanno chiesto e avuto SPID. Quello che con Stefano vi faremo vedere è stato anche un importante progetto di riorganizzazione, perché per consentire di presentare le pratiche che vedremo online abbiamo dovuto partire dai moduli cartacei, semplificarli, standardizzarli, omogenizzarli, per poi mettere a disposizione un sistema che fra poco vedremo, che consente di presentare in maniera guidata, assistita e controllata le pratiche relative ai servizi economici. Quindi anche una facilitazione perché consente di presentare pratiche in qualunque ora del giorno o della notte, ma soprattutto in maniera anche guidata e quindi con una facilitazione importante. Ricordava la dottoressa Salerno, tra l'altro che ringrazio perché è stata fondamentale per accompagnarci anche nei lavori, stiamo accogliendo, il Comune sta accogliendo una norma fondamentale che si chiama Carta della cittadinanza digitale e che per la prima volta in Italia sancisce dei diritti dei cittadini. E il primo diritto importante è quello di trovare online dati, documenti e servizi, proprio come con questo progetto stiamo facendo. Quindi adesso entreremo nel vivo, ripasso la parola a Roberto e poi insieme presenteremo la pratica. Grazie a tutti e grazie anche al Comune per aver promosso e per averci invitato a questo importante momento di confronto con tutti voi cittadini. Grazie mille Giovanni, adesso mi raccomando massima attenzione perché entreremo nel vivo dell'evento, insieme al mio collega Stefano vedremo appunto la presentazione di una pratica telematica e vi presenterà appunto lo sportello telematico, quindi lascio te la parola Stefano. Eccomi qui, buonasera a tutti i cittadini del Comune. Condivido immediatamente il mio schermo e vi mostro quello che è il risultato del lavoro che
abbiamo discusso finora. Lo sportello telematico innanzitutto è già raggiungibile all'indirizzo sportellotelematico.comune.ragusa.gov.it. Troverete anche sul sito istituzionale dell'ente un apposito link che vi rimanderà a questa piattaforma. Come avrete visto e come è stato discusso negli interventi che mi hanno preceduto, in questo momento abbiamo attivato una serie di servizi relativa all'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, relativa alle pratiche di occupazione suolo pubblico e relative alle pratiche destinate e relative all'attività di taxi NCC. Considerate e vedete lo sportello telematico come un software in continua evoluzione. Ad esempio, ve lo anticipo già, vi tolgo già una sorpresa, a luglio daremo anche la possibilità di presentare le iscrizioni per la fiera comunale. Quindi si tratta di un software in continua evoluzione. La cosa molto bella e positiva è che una volta imparato ad inviare una pratica, inviare quelle per iscrizione alla fiera o tutte le altre linee di massima sarà sempre praticamente la medesima procedura. Il Comune di Ragusa, vi anticipo, metterà a disposizione questa piattaforma a partire, ripeto, da subito e vi chiederà di presentare le pratiche d'ora in poi non più cartaceamente, non più scansionato via PEC, ma direttamente tramite questa piattaforma. E vedrete, come ha illustrato Giovanni, quali sono poi tutti i benefici che ne derivano. Innanzitutto, in questo momento, io sono un cittadino o un professionista non autenticato, quindi ho trovato questo sportello telematico sul sito del Comune, mi sono connesso e provo a navigare un attimino in quelli che sono i contenuti. I contenuti e l'interfaccia sono molto semplici, intuitivi, vedete, pochi menu ma chiari, e avrete già capito tutti che il cuore di quello che è il software è rappresentato da questi pulsanti. In particolar modo mi soffermo sui primi tre, che sono i pulsanti che tramite i quali troviamo tutte le informazioni legate ai procedimenti amministrativi caricate e troveremo anche tutta la modulistica che dovremo compilare. Partiamo dal pulsante imprenditori agricoli. Sotteso al pulsante, come vedete, non trovate immediatamente il link a un modulo in formato PDF, ma trovate innanzitutto quella che noi chiamiamo guida al procedimento. È in sostanza una sorta di guida, né troppo lunga né troppo corta, scritta in una maniera molto semplice e comprensibile a qualsiasi cittadino, che racconta e illustra di cosa stiamo parlando. In questo caso sappiamo che il rilascio del certificato imprenditore agricolo è stabilito da questo particolare decreto legislativo, i requisiti soggettivi per ottenere il certificato sono questi, eccetera, eccetera. Quindi tutte le informazioni sottese al nostro procedimento. Per i cittadini e professionisti più attenti è possibile anche andare a consultare tutti i riferimenti normativi sottesi tramite questo link che trovate in alto a destra. Cliccando su questo link azzurro accedete a un portale normativo, noi l'abbiamo chiamato indicenormativa.it, all'interno del quale andiamo a raccogliere tutte le normative sottese a singolo procedimento, a partire dal regolamento comunale, dalla regolamentazione comunale se fosse presente, passando per le leggi regionali fino a tutta la normativa statale. Un passaggio molto importante della piattaforma deriva dal fatto che queste leggi sono in continua evoluzione, come saprete, ed è compito nostro andarle a mantenere costantemente aggiornate sulla piattaforma. Quindi troverete, ad esempio, per quanto riguarda questa legge regionale, il link alla normativa, in questo caso al portale regionale, sempre vigente, sempre aggiornata. Come sapete, e vi dicevo prima, le normative sono in continua evoluzione, quindi è molto importante tenersi aggiornato e avere la possibilità di visualizzare sempre il testo vigente ad oggi, in modo da non incappare in errori. Al termine di ogni guida al procedimento troverete una serie di servizi. In questo caso io posso chiedere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo per ditta individuale, società di capitale, società di persone. Quindi in funzione del procedimento che voglio avviare cliccherò sul relativo servizio. Se mi sono perso, in qualunque momento posso cliccare in alto sulla scritta sportello telematico e ritorno in home page, quindi riparto da capo. Passiamo a un altro pulsante, ad esempio l'occupazione di suolo pubblico. Giusto per illustrarvi che la struttura della piattaforma è sempre la medesima, quindi quando clicchiamo su un pulsante accediamo a quella che è una guida al procedimento, questa volta verticalizzata sulle informazioni legate all'occupazione di suolo pubblico. Ci sono sempre in alto a destra, vedete, le normative di riferimento, tutte le informazioni relative, ad esempio, e nel caso in cui la mia occupazione richiedesse una modifica alla circolazione stradale, piuttosto che le informazioni legate al canone unico patrimoniale.
Anche qui, come prima, vedete, trovate una serie di servizi. Io posso occupare suolo pubblico con un deora a carattere continuativo, occasionale oppure stagionale. Per l'occupazione clicchiamo su un servizio, così vi faccio vedere, arriviamo a una pagina, quella che noi chiamiamo del procedimento amministrativo, che racconta nel dettaglio quali sono le informazioni legate a questo particolare procedimento. Nel mio caso, l'occupazione di suolo pubblico con deora a carattere continuativo. Innanzitutto in alto a destra trovo l'ufficio competente per il rilascio della mia concessione. Quindi la mia pratica, una volta inviata, arriverà sulla scrivania virtuale dell'ufficio gestione piani commerciali, commercio in forma itinerante e mercati, di cui sotto trovate i riferimenti in caso di dubbi, domande o chiarimenti. Sotto trovate sempre la porzione legata ai riferimenti normativi e infine indicazioni legate ai soggetti che portano con sé gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale. Oltre a queste informazioni trovate anche quelle legate alla durata massima del procedimento amministrativo, quindi mi aspetto che una volta presentata la vostra domanda l'ente mi dia un riscontro, positivo o negativo che sia, in ogni caso entro 30 giorni. Occorre sapere che all'atto di presentazione di questa pratica occorrerà versare l'imposta di bollo da 16 euro, quindi una domanda soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, e infine potrò accedere al servizio. In questo momento, da cittadino o professionista non autenticato, cosa posso fare? Posso esclusivamente scaricare e consultare quella che è la modulistica nel tradizionale formato PDF e tutti gli eventuali allegati che mi saranno richiesti all'atto di presentazione della pratica. Cliccando su questa iconcina, vedete scarico un PDF, all'interno del quale trovo tutte le informazioni che devo inserire per presentare la mia pratica. Noterete questa filigrana da non usare con la presentazione cartacea perché, ripeto, il Comune di Ragusa vi chiederà di presentare queste pratiche esclusivamente in modalità telematica. Mettiamo a vostra disposizione la modulistica anche in formato PDF, giusto per illustrarvi subito quali sono le informazioni che vi saranno richieste poi all'atto di presentazione della pratica vera e propria. È chiaro, e ce lo siamo detti finora, che la vera innovatività dello strumento deriva dalla compilazione telematica, quindi non esito oltre e procediamo. Innanzitutto, qual è il primo step? Il primo step, lo avrete capito, è accedere e identificarsi. Cosa significa accedere allo sportello telematico? Significa identificarsi nei confronti dell'ente, naturalmente in maniera virtuale, e farsi riconoscere dallo sportello telematico in maniera univoca. Giovanni ci ha anticipato un attimino le modalità di autenticazione, che sono queste tre. Sono quelle tre chiavi che a me piace chiamare passepartout digitali. Sono i tre metodi di accesso individuati dal codice dell'amministrazione digitale e validi non soltanto per l'accesso ai servizi erogati dal Comune di Ragusa, ma come cittadini italiani dobbiamo essere consci che sono tre metodi di accesso che devono essere validi per l'accesso ai servizi di qualunque pubblica amministrazione italiana. Questi tre passepartout sono SPID, quindi username e password, più un codicino, una one time password, un codicino temporaneo generato sul nostro smartphone. Giovanni ce l'ha detto, per chi di voi ancora non avesse le proprie credenziali SPID, accedete al sito www.speed.gov.it per ottenere le vostre credenziali. Se non ce l'avete, l'invito naturalmente è quello di ottenerle il prima possibile. In alternativa, nel frattempo, potrete autenticarvi con le vostre credenziali legate al possesso della CNS, o meglio della Carta Nazionale dei Servizi, oppure la carta d'identità elettronica. La carta d'identità elettronica, ormai ce l'abbiamo tutti in tasca, al momento di rilascio della carta elettronica ci viene comunicato anche il relativo PIN con cui possiamo accedere. Serve esclusivamente acquistare in questo momento un lettore di smart card compatibile con la carta d'identità elettronica per accedere alla piattaforma. La carta nazionale dei servizi, invece, senza soffermarmi sui tecnicismi, sappiate soltanto che è un dispositivo sul quale c'è scritto fisicamente carta nazionale dei servizi ed è rilasciata da una pubblica amministrazione italiana. Giusto per farmi un esempio molto chiaro, tutti noi abbiamo in tasca una carta nazionale dei servizi che è la nostra tessera sanitaria. Una volta ottenuto il PIN dall'autorità sanitaria competente, avremo in mano un potentissimo strumento di autenticazione. Uno dei tre metodi di accesso che vi ho raccontato va bene, utilizzate quello che ritenete opportuno, purché, ripeto, siate in possesso di uno di questi tre passepartout. Io per comodità, il consiglio che do è ovviamente le credenziali SPID, ma sono libero di accedere anche con CNS o carta elettronica.
Io in questo caso per comodità accedo con le mie credenziali SPID ottenuto da uno di questi identity provider, quindi usiamo un attimino anche i termini corretti. Io sono abbastanza pigro, come vedete, anche per velocizzare la procedura ho memorizzato all'interno del browser la mia username e la mia password, e a questo punto mi appresto ad inserire la one time password che è stata generata sul mio smartphone. Cosa succede? È successo che a distanza di centinaia e centinaia di chilometri dal comune di Ragusa mi sono autenticato e ho messo un piede, anzi entrambi i piedi, nel mio comune virtuale. Quindi nel mondo reale accedevo all'ufficio competente, mostravo il mio documento di Italia, mi facevo riconoscere, nel mondo virtuale accediamo con le nostre credenziali SPID, CE o CNS. Una volta effettuato l'accesso, come vedete, si abilita questo pulsantino presentazione telematica con cui possiamo accedere alla compilazione online della modulistica. Innanzitutto inizio a rispondere un po' a qualche domanda che sicuramente vi starà sorgendo durante questa presentazione. La prima domanda è: va bene, accediamo con SPID CNS o CE, ma chi deve accedere? Considerate che può accedere allo sportello telematico sia il cittadino, un cittadino bravo, smart, autonomo, che vuole presentare da solo la domanda, ottiene le proprie credenziali, accede e può presentarla. Se un cittadino decide di avvalersi e di conferire un incarico a un professionista, sappiate che anche il professionista può accedere alla piattaforma. Quindi siate voi cittadini o siate voi professionisti, potete accedere tranquillamente con una delle tre modalità che reputate opportuno. L'unica cosa è che il quadro anagrafico del sottoscritto sarà sempre riferito al committente, al vostro committente, chi chiede il rilascio della concessione. Come vedete, innanzitutto a video compare quella che era la modulistica che io poc'anzi avevo scaricato in modalità PDF. Questa volta, come ci siamo detti, è trasposta in modalità telematica. Cosa significa? Vedrete, è molto più semplice e rapida la compilazione rispetto a scrivere a mano su un foglio di scarta da dover poi scansionare e inviare successivamente. Innanzitutto, tramite questo pulsantino posso precaricare i miei dati anagrafici, quindi senza rischio di sbagliare il mio codice fiscale, sbagliare la mia mail o sbagliare il numero di cellulare. Tutti questi dati mi vengono precaricati automaticamente dal mio profilo utente, dalle informazioni, nel mio caso, che ho rilasciato per ottenere le credenziali SPID. Quindi già un passo avanti rispetto alla compilazione cartacea. Come vedete, e avrete fatto caso, ci sono dei campi arancio. Prima questi campi erano arancio, adesso sono diventati bianchi. Cosa significa? Un campo arancio è un campo obbligatorio. Non si potrà procedere con la presentazione della pratica fin tanto non si sarà inserito un valore conforme a quello richiesto dalla piattaforma. Una volta inserito un valore conforme, ad esempio vedete cognome, nome, codice fiscale, il campo diventerà bianco e quindi si potrà procedere oltre con l'inserimento delle informazioni. Se io fossi sbadato e cancellassi la E finale dal mio codice fiscale, vedete, il sistema mi individua immediatamente l'errore, quindi mi allerta con questo colore giallo sul fatto che ho inserito un codice fiscale non più valido. Per andare avanti alla compilazione reinserisco il codice fiscale corretto. Quindi per riprendere un po' l'intervento di Giovanni, è questo che intendevamo con compilazione guidata, assistita e telematica. Perché considerate che in questo momento gli uffici comunali magari sono chiusi e io comodamente da casa, 24 ore su 24, dalla mia scrivania, dal mio divano, posso presentare pratiche e posso fare in modo che vengano automaticamente protocollate. Quindi già capite il vantaggio rispetto al dover prendere un permesso dal lavoro, dover prendere la macchina, dover cercare parcheggio davanti al comune, dover incrociare le dita sperando che gli uffici siano aperti. Quindi questo è un grado di innovazione davvero elevato. Procedo oltre con la compilazione, io dichiaro di essere una persona fisica, quindi di richiedere l'occupazione come privato cittadino, ma potrei essere anche il legale rappresentante di un'impresa. Il sistema effettua dei controlli dinamici, quindi nel momento in cui dichiaro di essere un legale rappresentante di un'impresa, vedete, successivamente si accendono dei campi arancio all'interno dei quali andare a inserire le informazioni richieste. Quindi la compilazione è davvero dinamica e in informatica diciamo runtime, nel senso che il sistema calcola in tempo reale le obbligatorietà o meno e le informazioni da inserire. Mi soffermo più che altro nella compilazione del modulo sulle informazioni un attimino di maggiore interesse.
e mi soffermo già su questa sezione, quella legata alla domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento. Uno dei dettami del codice dell'amministrazione sancisce la facoltà di qualunque cittadino di eleggere un domicilio digitale relativamente a un particolare procedimento amministrativo con cui dialogare con la pubblica amministrazione. Cosa significa? Significa che anche se io fossi un cittadino sprovvisto di un indirizzo PEC, posso presentare comunque una pratica telematica. Infatti avrete notato in alto, e torno su, torno nella sezione anagrafica, vedete il campo posta elettronica certificata è opzionale. Anche un cittadino sprovvisto di posta elettronica certificata può inserire un domicilio elettronico e quindi dialogare telematicamente con l'amministrazione. Può inserire un indirizzo di posta elettronica certificata se ne è in possesso, oppure anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Naturalmente facoltà del cittadino decidere di domiciliarsi presso l'indirizzo PEC del professionista. Quindi se siete professionisti all'ascolto e il vostro cittadino vi delega, per così dire, a scambiare tutte le informazioni e comunicazioni col comune, potrete anche inserire il vostro indirizzo PEC che sicuramente avrete. Il sistema controllerà se state inserendo chiaramente un indirizzo di posta elettronica ordinario PEC e se questo indirizzo è valido. Attenzione, ripeto, al domicilio che inserite, perché il comune di Ragusa dialogherà con voi tramite l'indirizzo che inserirete qui dentro. Niente più, raccomandate e spedite via posta. Non soffermatevi tanto adesso sulle informazioni che vado a inserire, vado molto veloce. Chiedo il rilascio di un'autorizzazione, potrei chiederne il rinnovo, la proroga, vedete man mano si accendono i campi obbligatori che devo andare a compilare. Periodo dal 30. Andiamo avanti. La compilazione è un attimino aiutata, quindi ad esempio vedete comune di Ragusa è già precaricato, vado a inserire un indirizzo. A breve andremo anche a effettuare una validazione sugli indirizzi toponomastici inseriti in modo da agevolare ulteriormente la comunicazione. E vado ad indicare un attimino qualche dato. Anche qui, come vedete, in funzione dei flag che metto, diventano i campi diventano più o meno arancio, quindi significa che diventano obbligatori. Sotto sono arrivato alla porzione dichiaratoria, quindi c'è una porzione all'interno del quale trovo dei flag già spuntati che rappresentano le dichiarazioni obbligatorie che io devo andare a selezionare per la presentazione di questa pratica. Procedo oltre. Questa è un'altra sezione molto importante. In questo momento io sto simulando il fatto di essere un cittadino smart che accede con le sue credenziali, chiede l'occupazione di suolo pubblico per se stesso, lasciatemi dire, e procederò oltre con la presentazione. Nel caso in cui voi siate un professionista, come detto, accedete con le vostre credenziali personali, quindi col vostro SPID. Predisponete la pratica per conto del vostro committente, quindi in alto nella porzione anagrafica metterete i dati del vostro committente e qui nella porzione sotto inserirete queste informazioni. Quindi indicherete che la documentazione è trasmessa dal professionista e qui inserirete tutti i vostri dati anagrafici. Quindi se siete professionisti all'ascolto, vi raccomando andare a selezionare questa informazione che è molto importante. In funzione delle informazioni sopra inserite ci sono degli allegati più o meno obbligatori. Poiché ho chiesto il rilascio di una nuova concessione dovrò allegare la planimetria generale e il progetto dell'opera e pagare l'imposta di bollo. Se avessi chiesto una proroga di un'autorizzazione vigente senza apportare alcuna modifica, la planimetria del progetto sarebbero stati allegati opzionali. Quindi è anche questo che intendiamo con compilazione guidata, ovvero il calcolo automatico degli allegati da presentare congiuntamente alla documentazione. Un altro dei grandi vantaggi rispetto alla compilazione telematica è la non necessità di dover allegare copia del documento d'identità. Se io sono il richiedente e mi sono autenticato con le mie credenziali, non è necessario allegare copia del documento d'identità. Se avete effettuato l'accesso come professionista, e lo fate per conto del vostro committente, allora dovete allegare copia del suo documento di identità, in quel caso sì. Avete sempre la possibilità di allegare ulteriore documentazione opzionale, quindi vedete schiaccio
su questo flag, seleziono questo flag e inserisco la documentazione da presentare e procedo oltre. Cosa succede? Il sistema fa un controllo, fa un check e controlla se ho inserito tutte le informazioni che servono. In questo caso sono stato un cittadino sbadato e vedete il sistema mi bacchetta un po' le mani, mi dice che la compilazione del modulo non è ancora stata completata. Posso decidere o di salvare in bozza la mia pratica, quindi riprendere la compilazione in un secondo momento, oppure proseguire in tempo reale con la compilazione. Se io proseguissi in tempo reale, sulla destra vedrei immediatamente quali sono le informazioni che mi sono dimenticate di inserire. Quindi vedo subito il flag sull'informativa al trattamento dei dati personali e l'informazione legata al tipo di occupazione. Quindi se l'occupazione è di tipo aperto o semichiuso. Una volta inserito le informazioni, ritento il salvataggio e a questo punto vedete il sistema non mi avverte più, controlla che tutti i campi obbligatori siano stati inseriti e mi lascia andare oltre. Una volta compilato il modulo principale accedo a quello che è un po' la scrivania riepilogativa dello stato di avanzamento della pratica. Naturalmente non posso inviare la pratica fin tanto che non ho allegato la documentazione richiesta e in particolar modo effettuato anche il pagamento dell'imposta di bollo. Anche qui mi soffermo un attimino. Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo, cliccando su questo più accederete in compilazione a un ulteriore modulo telematico all'interno del quale vi sarà chiesto di identificare il numero seriale della marca da bollo che avete annullato per la presentazione di questa pratica. Quindi acquistate, purtroppo in attesa che il pagamento dell'imposta di bollo confluisca all'interno del circuito Pago PA di cui vi ha parlato Giovanni nel suo intervento, per ora occorre acquistare fisicamente la marca da bollo presso il tabaccaio e inserire all'interno del modulo le informazioni legate al numero seriale. Una volta compilate le informazioni, vedete, è come prima, riclicco su salva modulo, il sistema controlla tutte le informazioni inserite e a quel punto mi lascia andare avanti. Mi soffermo infine per quanto riguarda il tema sugli allegati. Allora, gli allegati che vedete qui sotto, che abbiamo detto essere planimetria e progetto, devono essere chiaramente predisposti dal professionista, dal cittadino, sul proprio PC, sul proprio device. Devono essere, attenzione, predisposti in formato PDFA. Il PDFA è un particolare sottoinsieme del formato PDF che garantisce la conservazione in lungo periodo. Non sapete che cos'è il formato PDFA? Non c'è problema, colgo l'occasione per mostrarvi la sezione domande frequenti. Quindi, nel momento in cui siete in difficoltà in merito a qualsiasi parte o porzione di utilizzo della piattaforma, potete fare ricorso alla sezione domande frequenti, che, passo velocissimo, contiene tutta una serie di informazioni, tre pagine di informazioni, quindi tre pagine che vi illustrano e vi danno supporto nel caso abbiate dubbi nel presentare la vostra pratica. Naturalmente è presente la possibilità di filtrare i risultati, quindi cliccando, inserendo la parola chiave PDF, ad esempio, posso andare a consultare la FAQ relativa all'informazione legata a come faccio a salvare un formato in PDFA. Dategli un'occhiata, molti di voi sicuramente, soprattutto i professionisti in ascolto, sono già capaci, ma vedrete è davvero semplicissimo. Potete farlo con qualsiasi software, Office, OpenOffice, oppure free come PDF Creator, oppure esistono tutta una serie di tool online per la conversione di documenti. Questo è un piccolo controllo che consente all'ente una conservazione di lungo periodo della documentazione, quindi è un piccolo aiuto che vi chiediamo, ma che serve anche a tutela sia dell'ente sia del cittadino o professionista. Ora che ho consultato la domanda frequente dove ritrovo la mia pratica, fate sempre riferimento alla scrivania del cittadino, questa sezione che adesso si chiama Scrivania di Stefano Pabellini. Cliccando all'interno di questa sezione e in particolar modo all'interno della sezione delle mie pratiche, potete andare a riprendere tutte le pratiche che avete lasciato in sospeso. Come vedete, trovo immediatamente la pratica che ho iniziato a compilare con voi e posso riprendere. Cliccando sull'oggetto, vedete, riaccedo immediatamente alla mia pratica in bozza, così come l'avevo lasciata. E a quel punto posso procedere tramite questo pulsino al caricamento della documentazione richiesta. Un ultimo passaggio fondamentale. Una volta caricata tutta la documentazione che serve, chiaramente potrete procedere con l'invio della pratica. Una piccola nota
e che rappresenta anche una grande innovazione, è dettata dal fatto che nel momento in cui Stefano Pabellini cittadino si autentica e compila la domanda, non è più necessario apporre né alcuna firma né elettronica né autografa. Ci siamo identificati a monte in maniera certa, pertanto al cittadino non è richiesto di apporre alcuna firma. Questo è un passaggio fondamentale ed è davvero una grande semplificazione. Sicuramente molti di voi all'inizio, quando abbiamo parlato di telematico, temevano di dover apporre una firma elettronica. Considerate che questa è davvero una grandissima semplificazione, per cui non serve più nessuna firma. Se siete invece dei professionisti all'ascolto e state presentando la pratica per nome e conto del vostro cittadino, nessun problema. Semplicemente il sistema vi chiederà di allegare copia della documentazione firmata autografa dal vostro committente. Quindi il vostro committente non avrà la necessità di avere una, di acquistare una firma elettronica o una firma digitale apposita, dovrà allegare alla documentazione, il modulo che voi avete compilato in formato autografo. Quindi anche qui davvero molto semplice. E procedere con l'invio. Lo stato di avanzamento e di compilazione di questa pratica lo notate nel menu di destra. In questo momento il menu è rosso perché l'istanza è incompleta. Come vedete mancano i file legati alla planimetria e al progetto di cui abbiamo parlato prima. Nel momento in cui carico la documentazione che serve, comparirà, fidatevi, un pulsantino invia alla pratica. Cosa succede una volta inviata la pratica? La pratica verrà istantaneamente inviata al comune di Ragusa, protocollata informaticamente e messa all'attenzione del responsabile del procedimento interno. Quindi avrete l'assoluta garanzia che la pratica non è andata persa tra la pila di documenti cartacei sulla scrivania dei colleghi, né è andata persa sul desktop di qualche ufficio. La pratica verrà automaticamente protocollata e subito messa alla visualizzazione del responsabile del procedimento. Noi cittadini professionisti cosa avremo in mano? Avremo immediatamente in mano una ricevuta di avvenuta protocollazione che attesta l'invio della pratica e al contempo ci garantisce anche il numero di protocollo associato ad essa. Quindi abbiamo una garanzia certa, completa ed efficace che la pratica è stata correttamente presentata all'ente. A questo punto mi aspetto che il Comune di Ragusa entro 30 giorni mi dia un riscontro alla mia domanda e me lo comunichi per tramite del domicilio digitale che avevo inserito all'interno del modulo principale. Quindi, come vedete, stiamo digitalizzando davvero tutti i passaggi, cerchiamo di oliare e snellire il più possibile i meccanismi in modo da evitare inefficienze legate al devo prendere un permesso dal lavoro, come ci siamo detti prima, inefficienza legata all'ufficio è chiuso, devo perdere tempo. Io sono le 17:52, il comune è chiuso, come vedete, ho avuto la possibilità di inviare e protocollare istantaneamente la mia pratica. Domani mattina il responsabile del procedimento accederà alla propria scrivania virtuale e la troverà pronta per l'istruttoria. Quindi direi davvero un grande passaggio e davvero nella compilazione telematica vediamo soltanto vantaggi sia per i professionisti ma anche per il comune che avrà la garanzia di ricevere pratiche sempre formalmente complete di ogni sua informazione e ogni suo allegato. Io penso, Roberto, di aver mostrato più o meno in sintesi tutto quello che c'è da mostrare. Magari do un'occhiata se c'è qualche domanda e rimango a disposizione se i professionisti o i cittadini volessero inserire ulteriori domande. Grazie mille Stefano, grazie mille per l'intervento esaustivo e per aver spiegato appunto nel dettaglio come si presenta una pratica telematica. All'inizio non l'ho detto, ma l'evento è registrato e sarà disponibile già da domani sul nostro canale YouTube, quindi lo potete rivedere tutte le volte che volete, se per caso qualche passaggio non vi è chiaro, il video comunque è a vostra disposizione. Chiedo al Comune intanto di accendere il microfono per i saluti finali e lancio un sondaggio su quanti di voi possiedono l'identità SPID. Quindi SPID è uno strumento necessario per accedere allo sportello oltre a CIE e CNS e inviare le vostre pratiche online. Vi ricordo che per ottenerlo è sufficiente seguire le indicazioni sul sito www.speed.gov.it, compilare i campi richiesti e successivamente recarsi da uno degli identity provider per richiedere la propria identità digitale. Quindi è uno strumento che è fondamentale. Quindi vedo che comunque il 90% di voi lo possiedono, quindi direi che i cittadini di Ragusa sono digitali.
Intanto che Stefano appunto legge le domande, chiedo al comune, se vuole appunto dire due parole in conclusione. Sì, grazie. No, intanto grazie veramente per sono Licitra, non mi vedete ancora, ma grazie veramente per questa presentazione che è stata veloce ma molto chiara. E comunque, come avranno visto le persone che ci hanno ascoltato, la piattaforma è veramente facile, di facile accesso. Sottolineo che c'è tutta la disponibilità del settore sviluppo economico, non solo a seguire chi ha qualunque tipo di difficoltà, insieme grazie anche alla vostra collaborazione, ma c'è anche la disponibilità per i primi tempi ad accettare, a continuare ad accettare il cartaceo, del resto il passaggio alla digitalizzazione, per quanto importante, è giusto che poi avvenga anche con i tempi di cui tutti i cittadini hanno bisogno. E noi, proprio perché crediamo in questo strumento, che poi è uno strumento appunto di semplificazione, siamo assolutamente a disposizione. Siamo ancora qua, ovviamente, se ci sono delle domande. E niente, grazie, grazie ancora per la vostra collaborazione e speriamo che questo strumento sia percepito come un fatto positivo dalla nostra cittadinanza. Grazie mille a voi. Intanto Stefano, ti leggo io una domanda che ci è arrivata da un cittadino che ci chiede se ho problemi con lo sportello, a chi chiedo supporto. Allora, come ha detto il Comune, naturalmente. Fate pure riferimento ai colleghi dell'ufficio che hanno seguito e mi hanno supportato durante un percorso di formazione, quindi conoscono bene l'utilizzo della piattaforma e sanno sicuramente darvi un aiuto in caso doveste riscontrare qualche problema. Confidiamo non ci siano tantissimi problemi perché, come avete visto, la piattaforma è davvero molto semplice, non richiede particolare strumentazione. La strumentazione tecnica più impegnativa da ottenere, se così vogliamo dire, sono le vostre credenziali speed, ma che davvero potete ottenerle nell'arco di un'oretta se le richiedete alle poste. Nel frattempo, Roberto, è arrivata un'ulteriore domanda da parte di un cittadino, ve la leggo. È necessario consegnare successivamente la marca da bollo acquistata all'ufficio competente? Assolutamente no. Nel senso che se vogliamo digitalizzare i rapporti con l'ente e poi chiediamo ancora di portare la marca da bollo cartacea, non sarebbe vera digitalizzazione e semplificazione. In questo caso, per quanto riguarda la marca da bollo da porre sulla domanda, compilerete il modulo telematico che vi ho fatto vedere prima, inserirete il numero serale della marca da bollo e conserverete nei vostri cassetti quella marca da bollo in caso di eventuali controlli, ma assolutamente non dovete consegnarla all'ente. Aggiungo una cosa che non ho detto, anche nel momento in cui l'ente vi rilascerà l'autorizzazione o la concessione, dovrete annullare un'ulteriore marca da bollo, come facevate prima sul cartaceo. In questo caso avrete sempre la possibilità di autocertificare l'acquisto di un'ulteriore marca da bollo direttamente online sullo sportello telematico, in modo da digitalizzare tutto il procedimento. Considerate infatti che l'obiettivo di fondo è che la documentazione in ingresso sia telematica, ma anche la documentazione in uscita, in modo da aver digitalizzato davvero tutto il processo. Ringrazio inoltre un utente che ha detto così, che siamo stati molto chiari, siamo stati molto semplici. Viene da sé una piccolissima considerazione. Considerate che lo strumento deve essere una semplificazione, non una complicazione. Nel momento in cui diventa una complicazione, è chiaro che tutti noi ritorneremo al nostro mondo cartaceo, ma considerate che ormai quasi tutti noi, purtroppo per fortuna, gli acquisti li facciamo su Amazon piuttosto che andare, ogni tanto dico anche purtroppo, nelle boutique ancora di paese. È arrivata proprio mentre parlavo l'ultimissima domanda, Roberto, la leggo. Il Comune prevede di attivare il portale anche per il settore urbanistico, in particolar modo per la richiesta e rilascio di copia conforme dei progetti edilizi? Per questa domanda non rispondo tanto io quanto se ci sono in ascolto ancora i colleghi del Comune. Esatto, chiedo al comune di rispondere. Siamo in ascolto. Allora, io credo che al settore, no, non posso, non do non, non ho una risposta aperta. Credo che proprio al settore urbanistico ci sia una, eh,
sia una piattaforma sulla quale accedere, anzi forse ne sono quasi certa, però possiamo dare conferma tra le FAQ successivamente per l'utente che ha bisogno, per altri che stanno ascoltando e vogliono questa risposta. Magari rispondiamo successivamente all'utente. Considerate, ripeto, in questo momento abbiamo attivato sulla piattaforma le domande di occupazione solo pubblico, iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e la parte di taxi ed NCC. Attiveremo verso metà anno, quando partirà la fiera, le domande di iscrizione e partecipazione alla stessa. Pian piano, perché no, potremo implementare ulteriori servizi, quindi teniamoci l'appunto fatto dall'utente e perché no, domani potremo attivare anche questo servizio. D'altronde, lo avete capito, lo sportello telematico è un po' una scatola all'interno del quale andare a mettere singoli pacchetti che può essere implementata sempre con ulteriori servizi. Quindi nel momento in cui vedremo che il servizio funziona, i cittadini e i professionisti sono soddisfatti del servizio, perché no, lo potremo implementare sicuramente in qualunque momento con ulteriori servizi, ulteriori moduli, ulteriori procedimenti. Ok, perfetto, grazie mille Stefano per la spiegazione. Direi che siamo arrivati alla conclusione dell'evento. Grazie mille a tutti i relatori e partecipanti che sono rimasti connessi fino ad ora. Vi auguro una buona serata e soprattutto un buon utilizzo dello sportello telematico. Arrivederci a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera.